C'era una volta una giovane donna di nome Ninfa, figlia di Aureliano, potente prefetto di una città ricca e luminosa. Aureliano era uomo severo, temuto da molti. Era ostile verso coloro che seguivano la fede cristiana, considerata una minaccia per la sua autorità. Ma il cuore di Ninfa era diverso, colmo di un calore silenzioso, di una luce che il padre non riusciva a comprendere. Un giorno, un vescovo di nome Mamiliano, uomo saggio e gentile, entrò nella vita di Ninfa. Era un pastore per i cristiani perseguitati, colui che donava conforto e speranza a coloro che vivevano nell'ombra della paura. Mamiliano parlò a Ninfa di un amore più grande, di una pace che superava ogni angoscia. Ninfa lo ascoltò e il suo cuore si aprì come un fiore che sboccia al primo sole. Così, in segreto, con umiltà e fiducia, abbracciò quella fede che parlava di perdono e compassione. Ma il padre scoprì tutto e il suo cuore si riempì di collera. «Ninfa», le disse, «devi abbandonare questa follia». Le parole di Aureliano erano come pietre scagliate contro di lei. Ninfa, però, non ebbe paura. Rimase ferma, serena, e la sua fede brillava più forte della rabbia del padre. Aureliano non si fermò. Ordinò che Mamiliano e altri credenti venissero imprigionati. Anche Ninfa fu rinchiusa con loro, separata da tutto ciò che amava, ma mai dalla forza che le dava la fede. Nella prigione, la notte era oscura e gelida, eppure Ninfa non perse mai la speranza. Si racconta che un angelo apparve a lei e ai suoi compagni, liberandoli dalle catene. Senza far rumore, seguendo l'angelo come un faro nella notte, Ninfa e i suoi amici giunsero fino alla riva del mare. Una barca li attendeva, silenziosa, pronta a portarli lontano. Salirono a bordo, lasciandosi alle spalle la città e la prigione, portando con sé solo la loro fede. Ninfa e i suoi compagni navigarono a lungo, toccando terre straniere e trovando rifugio in villaggi dove i cristiani li accoglievano come fratelli. Fu un cammino di esilio, ma anche di scoperta, dove la fede cresceva come un giardino segreto. In ogni luogo, Ninfa portava con sé la luce della speranza, e molti trovavano conforto nel suo sorriso e nella sua forza silenziosa. Un giorno, Ninfa sentì nel cuore il desiderio di visitare una città lontana, un luogo sacro dove riposavano gli apostoli Pietro e Paolo. Decise di partire con il suo amato amico Mamiliano, guidata da una voce interiore che sembrava un sussurro dal cielo. Giunti infine in quella terra, Ninfa e Mamiliano pregarono insieme, in silenzio, circondati da un'aura di pace e di amore. Mamiliano, però, sentiva che il suo tempo stava per finire. Con un ultimo sorriso, si addormentò come un uomo che torna a casa dopo un lungo viaggio. Ninfa, con il cuore colmo di dolcezza e malinconia, seppellì il suo amico in un luogo nascosto, vicino al mare, dove il vento cantava una melodia eterna. Dopo circa un anno, anche Ninfa si sentì chiamata a tornare a casa, ma una casa più grande, una casa che non aveva mura né confini. La sua anima si sollevò, libera come un soffio di vento. Fu sepolta in un luogo sacro, insieme ai martiri che avevano dato la loro vita per la stessa fede. Nei secoli, la memoria di Ninfa non si spense. Gli abitanti di quella terra sentivano che lei era ancora lì, presente come una brezza gentile che rinfresca il volto. Ogni volta che la siccità tormentava le campagne, invocavano il suo nome,
e spesso, dopo giorni di preghiere, il cielo apriva le sue porte e la pioggia cadeva, riportando vita e speranza. Ninfa, la giovane che non si era piegata davanti alla forza del mondo, era diventata il simbolo della resistenza e della fede, il ricordo dolce di una luce che non si spegne.